Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Abbiamo inserito Maria nella relazione con le persone della Santissima Trinità e il primo aspetto è proprio quello di considerarla figlia, creatura come noi. Ma quello che dobbiamo aggiungere è che Maria è concepita come figlia, ma in modo straordinario, in un modo unico, speciale, con l'Immacolata Concezione. L'intervento dello Spirito Santo è stato proprio nel momento in cui i genitori, Gioacchino e Anna, amandosi, hanno concepito questa figlia. Lì il Dio della storia è intervenuto perché non venisse trasmesso il peccato originale a questa figlia che Gioacchino e Anna hanno avuto nella grazia. Il dogma dell'Immacolata Concezione, lo sappiamo tutti, è stato definito nel 1854 da Pio IX, il Beato Pio IX, ma lui spiega che era da sempre una certezza dei discepoli e dei padri della Chiesa, fin dai primissimi tempi. E pensate cosa volesse dire per i genitori veder crescere questa figlia sotto i loro occhi, senza la malizia, senza l'egoismo, senza l'orgoglio che tutti manifestiamo, che tutte le figlie manifestano. Pensate alle amiche che la incontravano nelle realtà quotidiane di ogni giorno, a Nazareth, le famiglie che si relazionavano con lei e che non coglievano in lei nessuna dimensione di doppio senso, di orgoglio, di superbia. Pensate a Giuseppe, che l'ha amata come sposa ed era la donna più bella e più immacolata che esistesse sulla faccia della terra. Pensate a Gesù, che dialoghi tra lui, Dio fatto uomo, e lei, la donna senza peccato. A me piace pensare che l'angelo, quando l'ha chiamata nell'Annunciazione, e l'ha chiamata col titolo più bello, che caritomene, cioè piena di grazia, l'ha salutata come la nuova arca dell'alleanza. Il suo corpo era il tempio dove il Verbo si è fatto carne. Proprio per questo, per la sua Immacolata Concezione, il 15 agosto noi contempliamo l'Assunzione di Maria al cielo. In Oriente i cristiani parlano di una dormizio, cioè non poteva vivere la morte, che è una conseguenza del peccato, colei che aveva avuto in grembo l'autore della vita. E allora in Oriente la morte viene chiamata dormizio, la Madonna si addormenta e il suo corpo, la sua persona viene assunta direttamente in paradiso. Ecco il modo con cui lei è la creatura più bella, concepita in modo immacolato. L'invocazione che ci viene spontanea è proprio quella che continuamente il popolo fa. Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a voi. Invochiamola come madre senza peccato per sostenerci in tutte le situazioni e le vicende della vita.